Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan. Mi scuso con voi perché nelle ultime settimane ho fatto quasi nessun video con rispetto al trending precedente. Un momento che sistemo qua una cosa, ecco. Dicevo, perché ho avuto molto da fare, soprattutto di seguire il mio Instagram, che ho pubblicato molto in Instagram. Vabbè, adesso non c'è il wifi. E poi ho avuto un'incresciosa difficoltà. Questo succede a non avere molti soldi ed essere disoccupato come me, che ho comprato questo tablet Eurocase. Lo sono andato a accendere un giorno dopo avergli dato la ricarica e non parte, neanche a schiacciare, perché c'è solo due bottoni di escape e accensione, neanche a schiacciarlo per più di 30 secondi tutte e due o uno dei due, si il computer lo riconosce. Se come bruciato, peccato perché mi è costato molto. Io sono disoccupato, me l'ha comprato mia madre, però vabbè, si è fatto merda. Lo romperei e tutto, perché ogni tanto mi dava dei problemi, però speriamo che la garanzia anche stessa me lo copra, perché è economico, però a me mi è costato e non mi piace che succedano queste cose. Vabbè, queste sono le due cose che mi hanno tenuto occupato: Instagram e quel cazzo di tablet. Faccio questo video oggi sperando di poterlo caricare oggi, perché a detta dei numerologi domani sarà una celebrazione importante. Infatti è 11/9, cioè si compierà un altro onomastico dell'attentato alle Torri Gemelle, che è tutto un gran dire, perché in effetti come si può dire che il numero 911 o 911 per gli americani, che scrivono prima il mese e poi il giorno, per gli italiani sarebbe 11/9, quindi 119. Loro ci hanno fatto poi un gioco numerologico dicendo che è stata un'emergenza nazionale, perché è stato il 911 911, quindi fa gioco con il 911, che è il telefono delle emergenze. Se fossero stati i giapponesi, che scrivono 2001 119, allora come potevano fare? Era 01119, era 1119. Quindi tutti i numerologi che ci speculano sopra sappiano che stanno dicendo delle cazzate. È una coincidenza che si possano armare dei numeri. È stato settembre 11, o magari è stato 11 settembre. E poi tutte le coincidenze numerologiche, che poi fa 9/11, fa quello che fa moltiplicato per l'anno, sono scemenze. Lo avrebbero potuto fare qualsiasi altro giorno dell'anno. Ma è proprio di quello che in questo breve video voglio parlare. Innanzitutto di due libri che io ho letto. Bisogna prenderli con il beneficio dell'inventario. Il primo è questo, di un noto giornalista, Thierry Meyssan, che ha raccolto documenti e dice: 11 settembre 2001, la terribile impostura. Io non so se è uscito in Italia. Thierry Meyssan, e lui, poi cercate in internet, magari adesso si troverà questo libro, un mucchio di commentari, e che spiega anche che nessun aereo si è schiantato nel Pentagono. Lo spiega documentativamente, quindi io non mi dilungherò in spiegarlo, perché già l'ha fatto lui nel libro. È molto interessante, magari non è tutto vero, però sono delle teorie che si possono prendere a titolo di inventario con il beneficio del dubbio. 11 settembre 2001, la terribile impostura. Questo nel 2014, per ricordare tutto quello che si è detto nel passato. Poi c'è un altro libro nella mia Never Ending biblioteca,
di Walter Graziano. Hitler ganò la guerra, Hitler ha vinto la guerra, che spiega come l'apparato industriale statunitense, colluso con la politica, che infatti non ci scordiamo che ci sono state industriali che finanziarono i nazisti nordamericani importanti, non faccio nomi perché già ci sono nel libro, guardate, no, la bandiera, già ci sono nel libro, e poi sono delle lobby molto potenti, e quindi vabbè, lasciamo da stare da lato le teorie della cospirazione di massoni, illuminati, Weishaupt e tutte quelle cazzate là. Qua invece ci sono le prove che ci sono state serie collusioni fra l'apparato industriale e politico nordamericano e i nazisti, prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale, e che le loro politiche di dominazione mondiale, vedi gli esperimenti in Port Down che hanno fatto gli inglesi, sono continuate avanti come avrebbero fatto i nazisti finita la guerra. Quindi anche questo è molto importante. Non so se avete visto la foto, Hitler ha vinto la guerra, il dominio nordamericano anglo-americano nel mondo, e lo dice tutto. Certo, bisogna prenderlo con beneficio di inventario anche questo, però sono delle cose che ti aiutano a comprendere. E poi anche questo, i pretesti della guerra in Iraq di Michel Moore. Che gli hanno fatto al mio paese, zio, tizio, cioè amico? Beh, questo già l'ha presentato, questo libro in italiano, l'ha presentato il nostro amico che saluto, ciao, Pietro Trevisan, e io ve lo ripresento con questa copertina. Molto interessante, molto polemico, forse per quello da prendere con due benefici di inventario e molti dubbi, ma è meglio sentire una voce critica come questa. Ah, oggi mi sono scordato di dire, ho l'onore di presentarvi niente poco di meno che, però non ho tempo, vabbè. Poi nessuno di voi mi ha mandato delle video risposte che io possa, o delle video domande per mettere nei miei video, vabbè, fa niente. Allora, anche questo. Questo per dirvi che, sebbene si creda sapere tutto dell'attentato dell'11 settembre, in realtà si sa poco o nulla. Anzi, in realtà non si sa nulla, perché c'è molti documenti top secret. Come mai, direte voi? Io non lo so, ma evidentemente c'è qualcosa che occultano, perché altrimenti mostrerebbero tutto alla luce del giorno. Come per esempio la rapidità con la quale si sono rimossi gli scombri degli edifici caduti, invece di fare del peritaggio lungo. Però tutte queste cose sono contenute nei libri che io vi ho fatto vedere ed anche in internet. Quindi non starò qui a dilungarmi nelle cavigliazioni, anche perché, come avrete notato, io ho male una caviglia da qualche anno, e quindi mi muovo male. E quindi non starò lì cavigliando. Perché già caviglio quando cammino, non ci piglio, ma quasi inciampo. E quindi non so, ecco, Marco Travaglio, tu che pensi delle teorie che chiamano cospirative, forse per denigrarle? C'è qualche cosa dietro quello che è successo l'11 settembre 2001? Perché poi dopo quell'aggressione sono andati a attaccare soprattutto l'Afghanistan e poi sono entrati in Iraq? 9 dei 12 attentatori, come dice Terry Mason, erano dell'Arabia Saudita. E quindi perché non sono andati a bombardare l'Arabia Saudita? E come se dei terroristi corsi mettessero delle bombe a Parigi perché vogliono separarsi dalla Francia, e i francesi andrebbero a colpire la Sardegna, a bombardare la Sardegna, perché perché la Corsica è francese, che se la bombardano loro bombardano la Sardegna, se no rovinerebbero il turismo. Allora gli alleati degli americani non sono stati colpiti, ma neanche indagati, e invece sono andati a colpire l'Afghanistan, che magari agli arabi sauditi
della regione e agli arabi in generale dell'Afghanistan gliene importa una cipa. Poi sono andati a colpire l'Iraq, che giustamente era nemico religioso, ideologico, perché ci aveva Saddam Hussein un'orientazione socialista, almeno di nome. Sono andati a colpire Saddam Hussein, che era nemico degli arabi, o perlomeno manifestava molta ostilità apertamente, soprattutto perché ha aggredito Kuwait, che era un paese alleato dei sauditi e degli Emirati Arabi. Invece si dice che addirittura nello Yemen e nell'Oman ci siano delle cellule fondamentaliste, e lì non sono andati a colpire un cacchio. Quindi ci sono molte cose oscure. Per quello che io ho voluto fare questo video, perché dico, non tutto si è detto, ma soprattutto mi ricordo della grande partecipazione dei divi della politica italiana, che andavano da Bruno Vespa, che aveva i plastici delle torri gemelle, che ci ha fatto due maroni così con le torri gemelle, e tutti a dire che bisognava intervenire per salvare la popolazione da Saddam Hussein, cosa che all'inizio non era così, perché si diceva che era socio di Bin Laden e autore degli attentati. Poi che aveva le armi di distruzione di massa, che cazzo c'entrano con gli attentati o con che fosse stato alleato di Bin Laden? Che in più Bin Laden odiava Saddam Hussein, perché all'inizio Saddam Hussein non era filo islamista o fondamentalista islamico, ma era socialista, e li faceva sgozzare o impiccare i fondamentalisti islamici. Dopo 10 anni di stare in Iraq con l'esercito e con i mercenari, adesso c'è lo Stato islamico fondamentalista, che precisamente erano tutte le persone che Saddam Hussein mandava a sgozzare, che uccidono più persone di quelle che uccideva Saddam Hussein. Quindi che cazzo ci sono andati a fare in Iraq? A fomentare il fondamentalismo. Ecco, è come se dei brigatisti rossi italiani avessero fatto un attentato a New York e in rappresaglia gli statunitensi avessero bombardato tutta Italia, distruggendo le strutture ed infrastrutture di Stato. Poi che succede? Che a dirigere il paese si trovavano le proprie brigate rosse. Bella soluzione, no, contro il brigantaggio: bombardare lo Stato italiano per combattere le brigate rosse. Invece non hanno fatto così quando hanno rapito il generale Dossier. Dovevano forse bombardare Roma o Napoli o Caserta? No, hanno mandato degli agenti e hanno investigato. Adesso in Iraq che hanno fatto? Perché supponevano che dei politici avessero appoggiato Al Qaeda, cosa che non era possibile, perché Al Qaeda metteva addirittura bombe in Iraq. Che hanno bombardato Iraq e hanno rafforzato la vecchia Al Qaeda e il nuovo Stato Islamico, l'ISIS. E vabbè, poi tutti gli sgozzamenti, non so, sono cose incredibili che succedono, io non riesco a capirle. Sembra che questi sgozzamenti siano strumentali all'intervenzionismo nordamericano per frenare la mano assassina che hanno appoggiato in Siria. Adesso, siccome lo Stato Islamico combatte fuori Siria e contro gli interessi nordamericani, sono dei terroristi. Ma fino a che hanno fatto guerriglia in Siria contro il governo legittimo, erano dei poveri ribelli che lottavano contro lo Stato tirannico, e hanno ucciso più i rivoltosi in Siria che non il governo sirio con la sua dittatura. Quindi sono sempre dei controsensi, dei nonsense. Queste primavere arabe sono veramente primavere arabe o sono primavere anglo-americane? Io non lo so, mi sembra che dopo la prima insorgenza quasi spontanea e fomentata attraverso le reti sociali, che sono di gestione occidentale, subito dopo le proteste dei civili, sono arrivati i guerriglieri armati, i sicari, gli sgozzatori, i terroristi che uccidono migliaia di donne e bambini della popolazione che appoggia il governo siriano ufficiale. Cioè, fanno più danni i rivoltosi contro il governo ufficiale sirio che non l'esercito sirio. Addirittura
hanno attaccato delle popolazioni civili, i rivoltosi, con dei gas, delle armi proibite. E quindi che la rivolta pacifica, civile, delle persone si è trasformata in una repressione sanguinaria di questi mercenari dell'ISIS. Cioè, si è passati da avere una foto che ritraeva civili protestando a avere mercenari di tutto il mondo che sgozzano persone e ammazzano, scoppiando la testa con fucili Falk, i bambini per le strade dei quartieri che sono filo governativi. Allora Occidente ha appoggiato il terrorismo. E adesso l'ISIS non sono più civili che protestano, sono mercenari, e addirittura non sono neanche di Siria. E adesso, siccome hanno sbordato, sono andati fuori in Iraq, chiedono aiuto a Iran e anche a organizzazioni che erano considerate terroriste, però che non sono sciite. Siccome sono sunnite come Al Qaeda, adesso Al Qaeda dovrebbe andare contro l'ISIS e Stati Uniti si avvicinano all'Iran per rimediare al pasticcio che hanno fatto. Ma riusciranno, oppure li combatteranno gli uni e gli altri? Vabbè, sono degli interroganti seri. Io lo so che forse vi disturbo con tutte queste lucubrazioni, perché quelli di YouTube, non tutti, ma i bimbi minchia preferiscono la numerologia, masturbarsi mentalmente pensando 1-9 fa 10, magari 9-11 fa 20, cose di questo genere, no? Il ternario, il quaternario, il settenario, che se ne so, la numerologia, la cazzologia. Ma io cerco di ragionare nei termini ragionevoli, e anche mi piace leggere Le Monde Diplomatique, edizione Connoisseur. Vabbè, comunque si trovano molti ragionamenti seri proprio alla vigilia dell'anniversario del 9-11 in internet, molti articoli di giornale seri. Che nulla è cambiato, ma tutto peggiorato. Vabbè, adesso non so, entrare nei dettagli non mi va, ci sarebbero tante cose da dire, ma io ho detto le più importanti. Poi speriamo che il video sia di durata più di 10 minuti, perché gli metto un sacco di tagli pubblicitari. Perdonatemi se lo farò, ma dovrete comprendermi. Prima o poi mi pianterà l'equipaggiamento tecnologico che ho, che è vecchio del 2010. Poi sono disoccupato, non ho lavoro e non ho entrate, e quindi devo organizzarmi e speriamo che YouTube me la cavi pagandomi. Però non arrivo mai a questa cippa dei $100. E quindi vi prego, a tutte e tutti voi, in un gesto di solidarietà, visto che mi seguite, mi guardate, abbiamo superato le 53.000 visioni, non so, io sempre lo annoto, perché per me è una gioia vedere come aumentano le visioni del mio canale. Beh, 53.143 visioni del canale, il 9-9, cioè ieri. Ogni giorno aumenta da 162 a 389 visioni il canale. Io vorrei che fossero migliaia al giorno, però è quello che c'è. Allora mi raccomando, fate vedere ai vostri amici i miei video, e se non vi piacciono, fateli vedere ai vostri nemici, così almeno ci avranno una rottura di maroni. Però diffondete il link dei miei video, e cacchio, se no, cioè, promuovete una carriera, appoggiatemi, così almeno che c'è un sussidio. Quindi vi prego, io ve lo chiedo con il cuore in mano, poi sta a voi. Vabbè, vi lascio allora, vi scuso se qualche mio video, mi scuso con voi se qualche mio video c'è troppi tagli pubblicitari, ma io ne voglio approfittare per vedere se magari così, perché i video che più si vedono hanno meno di 10 minuti e noi addirittura 3, e non gli ho potuto mettere molti stacchi pubblicitari.
peccato. Comunque vi ringrazio di guardarmi. Questa è stata la mia nota di oggi, perché ho voluto dare il mio apporto sul 9/11/2001. Ci sono molti dubbi, molti libri che parlano riguardo dei dubbi, e soprattutto dei dubbi certi e delle incertezze di cosa abbia dato come risultato, a cosa abbia portato questa politica dell'intervenzionismo fondato sul 9/11, che si è andati a colpire posti sbagliati, nei luoghi sbagliati, a soggetti magari sbagliati, e che non si è finito con il terrorismo, ma che se lo si ha strumentalmente utilizzato, dice qualcuno, nelle primavere arabe. Perché in Tunisia, per esempio, è tutto finito bene? Perché non ci sono state delle rivolte? Perché in Tunisia si voleva solo cambiare il governo, ma non c'era petrolio. E quindi i guerriglieri professionali non vanno. In Egitto, anche si è voluto mantenere la vecchia classe dirigente, ribaltando, facendo un golpe bianco. In Siria, invece, il controllo geopolitico impone che per andare in Iran si debba controllare meglio il territorio. Allora i civili si sono armati, si sono istruiti militarmente e hanno iniziato a fare una prima guerriglia. In quella prima guerriglia si è introdotto il terrorismo e adesso si sono impantanati. Se gli Stati Uniti si ritirano, da lì perdono. Se entrano, perdono uguale. E quindi ci sono stati varie primavere arabe, ma tutte quante indotte da fuori. Che poi, appunto, primavera arabe. Ma che primavere arabe? Se sono nate nel Maghreb, Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, sono andati così in ordine. Tutto quello è il Maghreb, è il nord di Africa. Perché primavera araba? Hanno iniziato a chiamarle primavere arabe perché l'obiettivo era che la primavera arrivasse, la primavera arrivasse a Siria e in Iran. Non era l'obiettivo il Marocco o la Tunisia, quello è stato un effetto collaterale. Vabbè, spero che tutto questo vi sia risultato utile. Continuate a vedermi. Stay with me. Stand by me. E mettetemi dei video commentari nei commenti, non soltanto delle parole, sei bravo, bla bla bla. Io voglio dei video commentari e delle video risposte e delle video domande. Allora, grazie ancora una volta dal vostro Sant'Enchan. Mi sforzo per creare del contenuto che possa trasmettervi qualcosa. Spero che questa volta ci sia riuscito. Spero che voi guardiate tutti gli altri video che ho fatto, che vi possano piacere, divertire e intrattenere un po'. E per il momento non ho nessun editore con gli effetti speciali, perché sono disoccupato e non me lo posso comprare. Ma se voi mi appoggiate facendo clic nei banner pubblicitari e diffondendo i miei video, magari YouTube arriva a pagarmi qualcosa e io posso avere un cazzo di computer civile e decente, invece che questa chiavica che già mi sta per piantare in asso. Ciao! Ari ciao!